Il quadro di fondo è un quadro del paese estremamente delicato. In questo contesto Milano vuole offrire un metodo e dei contenuti particolari. Noi siamo convinti che se non vola Milano non vola l'Italia e che quindi ogni sforzo che fa Milano va riferito, e non è uno sforzo, chiamiamo egoistico, individuale, ma è uno sforzo al servizio di tutto il paese. Noi vogliamo combattere per far volare Milano, nel senso che ci rendiamo conto che per far volare le imprese che lavorano sul nostro territorio e per far volare la nostra città, questo è un momento estremamente delicato. Siamo in presenza di un livellamento di quello che è la discesa italiana e siamo in presenza di una ripresa, diciamo, un po' migliore di quella dell'anno precedente del mondo, il che vuol dire un cenno di ottimismo che si percepisce sull'orizzonte. Se però questo livellamento vuol dire rimanere a lungo nelle condizioni in cui siamo, è qualcosa di insostenibile nel medio periodo. Le imprese pagano un prezzo molto alto allo stato in cui siamo, ma in particolare lo paga il mondo del lavoro. La ripresa, così come la vediamo noi oggi, non è una ripresa ancora che possa dare la sensazione che ci sia un recupero per quanto riguarda l'occupazione. Questo sarebbe un fatto molto negativo, perché noi sappiamo che dall'occupazione nascono anche i consumi, nasce l'ottimismo e nasce tutto questo. Quindi noi sentiamo l'esigenza di liberare le potenti energie che ci sono a Milano e farle in fretta, perché in questo modo noi contribuiamo nel miglior modo anche alla fortuna delle nostre imprese, ma anche a svuotare quel serbatoio che è il momento, il serbatoio della disoccupazione italiana e in particolare della disoccupazione giovanile. Questo è uno sforzo ed è un commitment fondamentale. Quali sono le novità di metodo e di contenuto? La prima grande novità è che noi non crediamo che sia possibile affrontare i problemi del Paese in termini tattici, ma vanno affrontati in termini strategici. In particolare la nostra proposta, quando affronta i temi attraverso due grandi capitoli, il capitolo di far volare le imprese e il capitolo di dare a Milano una strategia, si riferisce ad un grande tema. Oggi nel mondo sono le città metropolitane, ma non intese come fatto amministrativistico, ma sono le città metropolitane che sono le molecole della competizione. Una volta era il capitale fisico che caratterizzava la prospettiva delle città. Oggi è il capitale umano. Il capitale umano è il motore e le città che diventano hub della conoscenza, dove si scambiano intelligenze, dove si scambia innovazione, dove ci sono grandi università, dove c'è una grande combinazione di culture diverse, come è il caso di Milano, sono le città che possono volare nella competizione globale. È in questo contesto che noi vogliamo inserire questo sforzo. A Solombarda si pone ancora una volta al centro, riservandosi un ruolo di essere un grande contributore allo sviluppo di una città e di una zona come questa, nella convinzione che sia lo sviluppo del paese, non solo lo sviluppo dell'Italia, ma convinti che se noi non liberiamo le energie che ci sono nella nostra società, noi faremo morire Milano e l'Italia. Quindi qui si batte e si combatte per una battaglia veramente in una fase delicatissima del paese. Questa è la sensazione che noi abbiamo. Quindi 50 progetti per le imprese, 50 progetti per la nostra città, 50 progetti per noi stessi. Metà di questi progetti circa sono progetti che servono per affrontare i problemi che hanno le imprese. Oggi le nostre imprese pagano un prezzo elevatissimo a, direi, tre grandi fattori: una burocrazia assolutamente incredibile, una tassazione che è elevatissima e un'incertezza nell'interpretazione delle leggi che è elevatissima. Questi tre fattori ci costituiscono un elemento di svantaggio competitivo, in particolare con la Germania, ma con tutti i paesi dell'Europa, e noi abbiamo riservato 20 progetti ad affrontare questi argomenti, uno per uno, per aiutare le imprese ad affrontare tema per tema, dalla finanza, il tema del rilancio del manifatturiero, il tema è molto interessante, il tema del pagamento fra privati. Perché non basta chiedere all'amministrazione pubblica di comportarsi secondo certi regolamenti, ma siccome il metodo lombardo è il metodo di partire da noi stessi, abbiamo lanciato un programma in linea con quello che fa l'Inghilterra per regolare i pagamenti fra privati che decidono di avere un green label di comportamento e di caratterizzazione. E questo è un esempio di progetti in cui noi siamo. Altri progetti riguardano il tema della lotta alla criminalità.
Un progetto riguarda la costante battaglia per la sicurezza sul lavoro, perché noi vogliamo essere leader nel presentare al mondo esterno come sta andando la sicurezza all'interno dei nostri impianti e del nostro lavoro. Questi sono una ventina di progetti che hanno al centro il far volare le energie che ci sono nelle nostre imprese e liberarle da lacci e lacciuoli, che sono oggi grandissimi. Noi siamo convinti che la capacità, e io l'ho avuto modo di dire in altre occasioni, la possibilità di ridurre il carico fiscale burocratico passa da una profonda ristrutturazione dello Stato. Noi purtroppo vediamo con grande l'immobilismo in cui siamo. Noi parliamo di riduzione delle province, noi parliamo di una prospettiva di riduzione fiscale da molti anni, ma se voi vedete la lentezza con cui l'Italia affronta questi argomenti è incompatibile col mantenimento di una competitività delle imprese, perché se le imprese rimangono per troppo tempo in questa condizione di disagio rispetto ai propri concorrenti pagando interessi più alti, avendo un'estrazione fiscale così elevata rispetto ai concorrenti e avendo un carico burocratico come quello che oggi si sopporta, difficilmente si può chiedere alle imprese di crescere e di ampliarsi. E senza che crescano le imprese, che sono le gambe del futuro e sono le gambe dell'occupazione, non può crescere l'occupazione, non può crescere il paese. Quindi questo è un grande tema che ovviamente ha un riferimento di politica nazionale, perché è soltanto adesso una ristrutturazione dello Stato che si può pensare di ridurre questo onere, e è un fatto strutturale. Noi oggi vediamo una lentezza, pensate da quanto tempo noi pensiamo di poter ridurre le province e ancora siamo qui, e abbiamo un rischio quando nella creazione delle città metropolitane di non interpretarle da un punto di vista strategico, ma da interpretarle da un punto di vista invece giuridico-amministrativo, e questo sarebbe un ulteriore livello che invece di risolvere, diciamo, va complicando. Quindi un primo grande capitolo, come vi dicevo, liberare le energie delle nostre imprese aiutandole in tutte le maniere ad affrontare i vincoli in cui loro sono, e questo è un capitolo molto importante al contributo che vogliamo dare. Il secondo capitolo in termini di contenuti riguarda proprio le città metropolitane. Oggi Milano può essere e ha un potenziale eccezionale per essere una delle grandi città che compete nel mondo. La nostra preoccupazione è che Milano non giochi in Serie A e che perda progressivamente la sua competitività rispetto ad aree come Monaco o come Barcellona, che si sono dati dei piani strategici. Per questo abbiamo costruito una serie di progetti concreti che misurano l'avanzamento di Milano come hub della conoscenza, centro di grandi università. Dentro la cartella che voi avete c'è un piccolo saggio del capitale umano di Milano. Solo per darvi un'idea, perché è qualcosa di inaspettato, Milano nei risultati del PISA dei ragazzi quindicenni ha dei risultati sostanzialmente, Milano e la Lombardia, migliori della Svizzera. Le università milanesi si qualificano fra i primi posti. Vi abbiamo riportato la valutazione che viene data del Politecnico di Milano per quanto riguarda ingegneria chimica, ingegneria meccanica, dai reclutatori internazionali. I nostri ingegneri sono ingegneri che sono di primissima qualità. In Europa vengono al quarto o al quinto posto a seconda delle università di comparazione, Oxford piuttosto che l'ETH di Zurigo, l'ETL di Losanna o altre università del genere. La Bocconi è andata progressivamente salendo nelle classifiche del Business Administration a livello internazionale. Abbiamo una densità nel lato delle produzioni scientifiche nelle scienze della vita che è una delle più alte a livello europeo. Abbiamo una densità di eccellenze nell'ambito degli istituti di ricerca cura a carattere scientifico che è una delle più alte a livello europeo. Abbiamo quindi eccellenze, abbiamo una combinazione di risorse umane che lavorano nella finanza, nei media, nel design, nella moda, nel manufatturiero, che è una forza la combinazione di questi elementi. Milano ha una caratteristica per essere una delle città competitive a livello. Milano come città metropolitana, non la Milano che si ferma ai confini di Milano, ma Milano al centro di una banlieue, di un circondario dove noi abbiamo un manufacturing, un'attività manifatturiera, Bergamo, Varese, Brescia, di grande potenzialità e avanzamento. Questa Milano allargata, che si allarga nei lender, che si allarga nella regione, è una Milano che può volare. Siamo qui quindi per rivendicare la possibilità e il ruolo di Milano. È chiaro che per poter volare ha bisogno che sia liberata e che le amministrazioni e il decentramento, la libertà di movimento sia accentuata. Noi siamo convinti assertori del principio della sussidiarietà.
Siamo convinti assertori che la soluzione italiana non viene da un accentramento di tutto pensando in questo modo di far funzionare il paese. Siamo convinti assertori, e questo è il concetto della città metropolitana e della città che si allarga alla regione, che è nelle autonomie che c'è la forza di questo paese, ma l'interpretazione che noi diamo all'autonomia è un'autonomia sfiduciata. Nel momento che diamo un'autonomia, siccome qualcuno la usa male, la risposta è quella di sottrarre o legare all'autonomia una serie tale di vincoli che fa sì che l'autonomia diventi sfiduciata. Questo vale per le nostre università, che sono oggetti di complicati regolamenti centrali, quando dovrebbero competere con Darmstadt, Aachen, il Politecnico, piuttosto che con Barcellona. È un qualcosa che non può funzionare in questi termini, e quindi dentro la nostra visione della città metropolitana c'è una profonda visione strategica della soluzione dei problemi dello Stato italiano che passa attraverso le autonomie. Ma questa visione che passa attraverso le autonomie ha un contrapposto, e quindi è più autonomia a chi la sa usare bene e commissariamento per chi non sa usarla male, ma non togliere a tutti un po' di autonomia perché qualcuno la usa male. Questo è un tema di fondo della nostra città metropolitana con cui noi vogliamo dare il segnale strategico in cui si muove lo sforzo che vogliamo fare e lo sforzo che vogliamo dare al Paese. Tutte le iniziative che noi vogliamo sviluppare si inseriscono in questa visione del mondo. I progetti che accompagnano la città metropolitana sono progetti che voi vedete elencati qui dentro. In particolare ci sono tanti progetti di estremo interesse. Parliamo di una startup town, per esempio. Vediamo di seguirli magari per dare un'idea di cosa stiamo parlando. Noi abbiamo, e voi avete in cartelli, progetti che fanno parte di questa nostra visione. La parte metodologica interessante di questo approccio è che invece di dare una visione soltanto strategica, e voi nel documento troverete anche l'accompagnamento strategico, è che noi costruiamo questo tempio, che è il tempio strategico, fatto da mattoni. Mattoni che saranno misurabili. Nel corso del prossimo mese questi progetti diventeranno, oltre che l'indicazione del progetto, saranno un piano d'azione e saranno degli indicatori d'avanzamento. Questo è il metodo a Solombarda, cioè un metodo che unisce strategia a mattoni che costituiscono la strategia e a misurazione della strategia come avanza. Quindi noi vogliamo dare al Paese un esempio di un metodo. È chiaro che è un metodo difficile perché dovremo combattere progetto per progetto, ma questa è la volontà che da Milano parte nella direzione del Paese, progetto per progetto noi vogliamo combattere perché questo Paese, che ha delle potenzialità enormi, possa restare in Serie A e non lentamente muoia e finisca nell'asfissia della Serie B. Quindi è un atto di grande forza che fra l'altro io condivido con una presidenza che qui vedo ben rappresentata e di molti uomini che sono molto occupati perché sono amministratori delegati e presidenti di aziende importantissime, che hanno deciso di dedicare qui a Milano parte del loro tempo per perseguire una strategia come quella che vi sto dicendo. Questo è un fatto molto importante, perché qui è nato un modo e un metodo che vuole rivendicare la voglia di fare che questo Paese esca da questo stato di immobilismo in cui noi, permanendo per troppo tempo, creeremo delle ferite che non si rimarginano. E quindi questo è il momento più importante, si è fermato il declino, ma non vediamo con chiarezza i segni della rinascita. Siamo qui per rivendicare un ruolo, per essere al centro di una speranza di questo Paese e di una voglia di innovazione. Esempi del progetto che abbiamo lanciato. Milano Startup Town, cioè città delle startup. C'è molto da fare. Noi abbiamo dei dati interessanti a Milano, abbiamo una densità scientifica interessantissima. Quando andiamo, e c'è nei dati che vi ho dato nella parte capitale umano, quando andiamo alla quantità di brevetti nel campo delle scienze della vita, mentre siamo eccezionali rispetto anche alla Germania nella densità scientifica, siamo un quarto della Germania nella densità brevettuale. Questo vale per tutto il paese. Noi abbiamo una densità scientifica che misurata come pubblicazioni di qualità per abitante che è all'incirca l'80-90% rispetto alla Germania. Abbiamo una densità di brevetti per abitante che è circa un quarto della realtà tedesca. La Germania ha una capacità di trasformare le idee in mercato o l'innovazione progressiva in mercato che noi invidiamo.
Per darvi un'idea della forza della Germania, la densità brevettuale della Germania è una volta e mezzo la densità brevettuale degli Stati Uniti. E questo perché? Perché la forza della Germania è il medium high tech, non solo lo high tech, ma anche l'Italia ha questo potenziale. Per cui nei nostri progetti, anche per le imprese, c'è proprio questo aspetto che riguarda la maggior densità tecnologica del manifatturiero, per cui aiuteremo in questa direzione, e c'è anche un dato che in Germania è diverso dall'Italia. Le aziende medium high tech tedesche sono già oggi al 70% sotto management professionale, mentre noi solo il 28% sotto management professionale. Cioè la capacità tedesca di avere le famiglie che restano in controllo delle aziende, dandogli una prospettiva di lungo periodo, ma avendo la capacità di usare management professionale per migliorare la qualità scientifica del management, è una caratteristica che ci insegna molte cose. Queste cose sono dentro nei progetti, è dentro nel progetto per le imprese, c'è proprio il passaggio generazionale, la managerializzazione, l'uso intelligente della finanza per poter fare queste cose. Quando percorriamo invece la componente sviluppo della città, Milano hub della conoscenza, cosa che Milano può essere, startup town, c'è qui con noi Stefano Venturi, amministratore delegato di Hewlett Packard, che si dedicherà a questo. Cosa manca a Milano perché le idee diventino mercato? Che è tutta una catena, venture capital, dove siamo dal punto di vista del venture capital, dove siamo dal punto di vista dei comportamenti dei ricercatori all'interno delle università, come mai le nostre start-up vanno poi in California a svilupparsi perché non c'è l'ecosistema in cui si trova. Un altro tema su cui Milano deve competere è nell'accesso ai fondi europei. È una gara. Noi vogliamo avere una quota di mercato sui fondi europei. Oggi gran parte della ricerca è finanziata dall'Europa, nel progetto Horizon 2020 e nei progetti di European Institute of Technology. Noi vogliamo competere su questi fondi. Questa è una cosa molto delicata, perché vuol dire allineare i fondi regionali, i fondi europei, i fondi nazionali, in modo da affrontare le challenges che ci pone l'Europa ed essere allenati per competere su questi campi di gara. Le challenges europee sono l'advanced manufacturing, la challenge europea è invecchiare in buona salute. Milano, è, con la sua sanità, che è una sanità eccezionale, che pesa sul PIL lombardo, il 5,5% del PIL lombardo, qualcosa che non c'è in Europa in questi livelli di percentuale, avendo una qualità come quella che ha. Milano ha da giocarsi una partita nelle scienze della vita, ha da giocarsi una partita per esempio in una sfida come quella di invecchiare in buona salute. E noi dobbiamo essere allenati a partecipare usando lo stile europeo di partecipazione, quindi vuol dire organizzazione, coordinamento e tutto questo. Questi sono l'open innovation, noi dobbiamo allenare le imprese a usare il meccanismo quando c'è una sfida che hanno all'interno delle aziende, c'è oggi un mercato dell'innovazione esterna a cui bisogna abituarsi a utilizzare. Abbiamo il tema della green economy, la Milano sostenibile ambientalmente. Noi abbiamo oggi una green economy che è molto attiva, che rappresenta una parte della nostra economia che dobbiamo fare volare. E abbiamo il progetto Scienze della Vita, Città della Salute. Milano ha tutti gli effetti, ha tutte le caratteristiche per essere una città hub della conoscenza. Per quanto riguarda la Milano attrattiva, il tema riguarda la mobilità. Noi sappiamo che oggi a Milano si viaggia a una velocità, per esempio, che è circa la metà di come si viaggia a Monaco. Noi dobbiamo misurare giorno per giorno se misuriamo, miglioriamo la nostra livello di mobilità. E questo riguarda il concetto di città metropolitana, che non è un concetto, è un concetto di rete, la rapidità con cui noi riusciamo a connetterci in giro per la nostra regione. L'attrazione degli investimenti esteri. La città digitale, questo è un grande tema. All'estero è stato fatto uno studio del King's College che mostra che le città, ci sono 68 attività che potrebbero essere gestite da casa in una città digitale, che vanno da tutto il pagamento delle tasse, il rinnovo dei documenti e cose di questo genere. Noi vogliamo giorno per giorno vedere quanto siamo lontani dalle 68 attività, quante ne fa Monaco, quante ne fa Barcellona, quante ne facciamo noi. Ma noi lanciamo anche un secondo progetto che è in linea con la strategia, lo stile di una città dove c'è solidarietà, dove c'è una chiesa ambrosiana che ha dato sempre dei grandi segni di innovazione, che fa parte di questo nostro capitale umano che è basato sul volontariato, sul terzo settore. Questa è una città che ha una ricchezza che è invidiabile. E come vogliamo usare questa ricchezza che c'è? La usiamo già oggi per l'assistenza agli anziani, consentendo di stare a casa, ma la città digitale per i non digitali.
come facciamo, quindi corsi per gli anziani, ma persino individuare un supporto di contiguità. Noi sappiamo che magari in una casa c'è un portiere filippino o un filippino che sa benissimo come utilizzare il digitale in una casa dove ci sono gli anziani. Noi connettiamo in termini di prossimità la possibilità di accedere alla Milano digitale utilizzando anche questo tipo di meccanismo. E questo per darvi un'idea che vogliamo essere non solo promotori dell'economia, ma questa è una città che deve volare nel suo spirito ambrosiano, che è uno spirito che unisce valori, economia. Non per niente io vi cito l'intervento del Cardinale Scola sul tema dell'Expo, un documento di altissima qualità intellettuale che dimostra come l'Expo, di cui noi poi dedicheremo un capitolo, è un'occasione non solo di un pensiero economico, non solo di un pensiero tecnologico, ma anche di un pensiero morale. E quindi noi ci candidiamo a essere parte di questa vicenda. Milano città per i giovani. Noi sappiamo oggi, i giovani che vengono a studiare a Milano, c'è un allargamento delle università verso i giovani internazionali, si fondano anche nuove università che sono rivolte, e sono in inglese, sono rivolte al mondo internazionale. L'accoglienza dei giovani, una città in cui i giovani sono al centro della nostra attenzione, è una città, un ecosistema in cui noi vogliamo vivere e vogliamo far vivere le nostre aziende. Perché se le aziende vivono in un ecosistema vitale, fioriscono. E quindi questo è l'interesse anche delle grandi multinazionali, avere in Milano un ecosistema attrattivo di start-up, di giovani. Milano, città della conoscenza. Può esserlo, ma non è Milano isolata, è Milano al centro di una Lombardia, a Milano al centro di un'Europa. Il social to business, il rapporto ante-impresa, l'attivazione della città metropolitana, c'è qui Rosario Bifulco che si occuperà di questo, ma una città metropolitana che non sia la sovrapposizione di un nuovo livello di burocrazia su altri livelli di burocrazia. Abbiamo quindi una sfida altissima. Un altro capitolo dei nostri progetti, che costituiscono i mattoni dei nostri progetti, è l'Expo. L'Expo può essere una grandissima occasione. Milano sarà una vetrina per 6 mesi del mondo. Si presenterà al mondo per la qualità che avrà nelle sue application che consentiranno a chi viene di trovare posti, ristoranti, trasporti, taxi, e c'è una digitalizzazione di questa operazione Expo su cui noi siamo, attraverso un progetto concreto, pronti ad aiutare le imprese a saltare su questa piattaforma, che è una piattaforma digitale che accompagna il mondo Expo. Il progetto è il Turismo Expo, ma anche un progetto che è un progetto che ancora deve trovare una sua definizione. Cosa fare dopo l'Expo? Perché noi in questo piano triennale attraverseremo l'Expo, ma abbiamo il tema di capire dopo l'Expo cosa resterà di tutto questo e come questo sarà un'occasione per un permanente salto di qualità della nostra città. Quindi questo è uno dei temi su cui Benasso, che è qui con noi, amministratore delegato di Accenture, si occupa per vedere come diamo un contributo a questi temi e alla nostra città. E infine, dentro questi progetti, che è meno importante ai fini esterni, ma è importante ai fini interni, è come miglioriamo noi stessi. Perché noi parliamo degli altri, ma se non cominciamo a parlare di noi stessi, questo vuol dire la riforma della Lombardia, la riforma regionale, perché se la nostra strategia è di immaginarci le città metropolitane che si estendono alle regioni, la nostra stessa struttura basata su province perde forza e significato strategico. Dobbiamo riuscire ad avere una rappresentanza regionale che sia interprete di una visione strategica e non di una visione che nasce dalle difese corporative. Noi oggi abbiamo ancora un livello regionale in cui Monza combatte con Milano per conquistarsi una sua autonomia o una cultura di questo genere. Questa è una cultura vecchia. Assolutamente l'Italia deve uscire da questo immobilismo culturale e provinciale. Quindi questo nostro sforzo, che devo dire ha già trovato un riscontro in tutte le associazioni industriali del territorio. Questo riguarda Varese, Bergamo, grandi associazioni industriali. C'è un accordo per modificare le relazioni fra di noi in modo da avere un piano strategico che sia adatto ai tempi che ci aspettano. E quindi Asso Lombarda al centro vuol dire una serie di temi che riguardano come migliorare noi stessi e come cambiare. Ecco, questo è il significato di questa conferenza stampa, di questo nostro piano. Vedere dei contenuti all'interno di un quadro strategico e un metodo per affrontarli. Non solo elencarli,
ma avere basati su un tempio, basato su progetti specifici misurabili nell'avanzamento. Noi vorremmo su questi progetti concentrare l'ufficio studi. L'ufficio studi a Solombarda diventerà il motore dell'economia della conoscenza delle città metropolitane, e noi vorremmo che poter presentare a voi e presentare alle nostre imprese l'avanzamento mese per mese quando possibile, trimestre per trimestre quando possibile. Sono progetti ambiziosi, è un piano triennale, quindi ci dà la strategia maniacale per un periodo futuro di 3-4 anni. Dice le nostre priorità, allinea tutti i nostri sforzi, allinea tutti i nostri numeri, i numeri da cambiare, i numeri da migliorare, e vedremo se mese per mese noi ci avviciniamo alle migliori città europee o ci allontaniamo dalle migliori città europee. Questo è un'affermazione. Milano non può accettare il declino e quindi combatterà per la propria autonomia, ma un'autonomia che arricchisce il paese, combatterà per liberare l'energia delle proprie imprese, ma non ritiene di poter accettare un immobilismo che ci porterebbe progressivamente al declino. E questo è del tutto inaccettabile, questo è il messaggio che dalle imprese lombarde e dagli industriali milanesi va al paese. Questa è una situazione in questo momento delicatissima, stiamo livellando, si può cogliere i segni del futuro o si può invece rimanere in un'asfissia che sarebbe mortale per il Paese. Grazie.